Fratelli, avere fede in Dio vuol dire aggrapparsi a Dio. A me piace molto il termine aggrapparsi al Signore. Aggrapparsi vuol dire che tu ti afferri a Lui. Cioè questa è la vera fede. Non solo credere con la bocca così e poi continuare nel solito andazzo. No, alleluia! Avere fede vuol dire aggrapparsi, afferrarsi al Signore, alleluia! Per essere liberati dai lacci di Satana e dalle fiamme dell'inferno. E se c'è qualcuno che mi ascolta, che tu stavi andando alla condanna eterna per i tuoi peccati, forse hai commesso un crimine, un omicidio, hai fatto rapine, vivevi nella omosessualità, pedofilia, i peggiori peccati che esistano sulla faccia della terra. Ma se tu ti penti, ti converti, da oggi il Signore cambierà la tua storia. Alleluia, questo fa il vasaio. Amen. Un vaso nuovo, un cuore nuovo, una vita nuova. Ole mendara soleia. Alleluia, un carattere nuovo. Sì, amen, è possibile. C'è una liberazione potente nel nome di Cristo all'istante. E poi ovviamente c'è anche un processo, un cambiamento graduale, però la liberazione è all'istante. Quanti lo credono? Quando Gesù libera un uomo dai demoni, lo libera all'istante.